Andiamo, forza. La Madosca. Amica tutte. Bentornati. Tornati da Nabia Lazzaretto. Quando mi parte la tosse, io buono non capisco. Siamo qui con l'untore Driss e l'untore Driss a portarvi le prime malattie urinali. Lo sai, non lo so come si dice l'untri. No, non penso che ci sia il femminile di untore. Non sono mai esistiti gli untori, era tutta la pippa mentale delle cose. Devi leggere I Promessi Sposi. A me non... stai dicendo di leggere I Promessi Sposi? È uno dei miei romanzi preferiti, il che è tutto dire. Però voi lasciate sana stare... Sana di mente, però per dire. Lasciate stare I Promessi Sposi e bentornati su Tubonubo su Marvel Ultimate Alliance 3. The Black Order. Con Drizzo. E Triss. E noi, l'ultima volta abbiamo preso un sacco di pizze da Kingpin. Mamma mia quanto. Cioè c'è stato Hulk che ha preso gli schiaffi da Kingpin. Che è una cosa allucinante. Cioè, allucinante. Però ci siamo ricordati del laboratorio. Noi non abbiamo mai potenziato le statistiche base dei nostri eroi dopo il primo episodio, perché dopo che ci hanno fatto quindi, il tutorial. In realtà sì, ce la siamo un po' dati, ci siamo un po' dati la zappa sui piedi, perché effettivamente potevamo avere dei potenziamenti che non avevamo, che non insomma preso non niente. Ci avrebbero fatto schifo contro Kingpin. Tra l'altro sono tanti, perché abbiamo sbloccato anche altri esagoni qua. Quindi insomma dobbiamo ancora completare il primo, però adesso abbiamo un bel po' di roba in più. Vediamo i potenziamenti in meno. Ci abbiamo 490 vite in più, 60. Calcola che noi avevamo soltanto la vita. Pensate, perché noi avevamo preso soltanto roba in vita, non era neanche tutta questa. Però adesso no, c'è quella 60 energia in più, cioè, probabilmente 60 non morivamo di forza, così spesso. 60 di fisica, 40 danno alle tecniche, 140 resistenza all'energia e l'1% in meno di danni subiti di attacchi di tipo energia. E soltanto per oggi, se chiamate l'800 800 800 delle pentole in acciaio inox, è il nuovo mastrono. Andiamo. No, noi andiamo, voi iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati. E se lo fate solamente per oggi, un basta queste pentole. Non abbiamo pentole da regalare, sappiatelo. Okay, dobbiamo parlare con Visione. E vabbè, facciamo parlare di Tony Stark con Visione. No. La mia analisi del cristallo di Kingpin è quasi completata, ma ora sorgono nuovi dilemmi. Dunque la sua è una gemma dell'infinito oppure no? No, ha delle proprietà molto simili a quelle delle gemme, ma è qualcosa di completamente diverso. Si tratta di un neutronio di forma cubica allineato in gruppo di 8 atomi. Oh mamma santa. Credo che il nostro alleato Black Panther una volta abbia trovato un campione simile e lo abbia chiamato Isoetto. Isotto. Che con un R davanti è proprio un Poi con lo zafferano. Devo andare avanti. Lo so, possiamo trovarne ancora da qualche parte, ora ho fame. L'estrazione del risotto dovrebbe verificarsi spontaneamente se bollite l'acqua a 100 gradi e buttate il sale, dove sono presenti grosse dispersioni di energia cosmica. È il sale quello, capito? Saremmo meglio a tenere d'occhio le gemme di questo tipo. Ogni volta che le gemme all'infinito o altri oggetti dai enormi poteri entrano in gioco. Che poi ti sbarellano le ricette, è un problema. Esatto. Pensi che il risotto sia qualcosa che possiamo sfruttare a nostro vantaggio? Ormai è il risotto. Ormai è il risotto. Teoricamente potrebbe servire a potenziare le nostre abilità naturali e riempire lo stomaco. Saranno necessari ulteriori esami per... mangiare. Bizzarro, le scansioni del perimetro non rivelano minacce esterne all'Avengers. E quindi sarà interna. Troppo risotto. Troppo risotto, signori. Questi sono gli effetti di mangiare troppo risotto. Adesso veramente voglio. Previamente le minacce interne mi bloccano più di quelle esterne. Può essere che le gemme dell'infinito agiscano di volontà propria? Può essere. Non sono le gemme, sto rivelando un altro segnale. Qualcosa di familiare. Abbiamo visto Loki noi nello scorso video. Sì, 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 c'è stava Loki. Che ci osservava dal tetto. Perché quando sta male non c'è niente di meglio del risotto in bianco con Loki. Anch'io posso accedere al sistema operativo della torre Iron Man. Se il nostro sistema centrale è stato violato, allora non siamo più al sicuro nella nostra dimora. Beh, di casa ne ho un'altra dozzina. È bello essere Tony Stark. Ah, ok, ma sono le armature di Iron Man. Eh sì, sono state. Sarà Ultron. Ma perché io stavo. Unibeam! Ha ragione. Ah, mi sono già dimenticata come si schiva. Strano.
reboot the tower's defenses sector by sector if we enter the Avengers priority override code into these terminals. Ah, ti no, lo tieni te, io picchio. Dai. Ok. Completato. Il risotto verde, risotto viola. Risotto viola di C, risotto viola. Allora, controllo l'utente. Ah, oddio, io non sto seguendo quello che dice Visione. Vabbè, dobbiamo usare i risotti. Ho detto che l'umanità ha avuto la sua occasione di regnare. Avengers. Ma questo mondo ha da tempo bisogno di evolversi. Vabbè, poteva essere soltanto lui. Vabbè, con le armature, effettivamente. Pinocchio. Io non ho figli. Ah, ci parlo io! Dobbiamo agire in fretta se vogliamo avere qualche speranza di liberare l'Avengers Tower del controllo di Ultron. Com'è possibile che qualcuno riesca a violare i sistemi difensivi della torre? Il codice sorgente di Ultron è trasmesso a livelli infinitamente alti persino per lui. E essersi potenziato ulteriormente per aumentare il suo segnale sarà una gemma dell'infinito? Ci dovrebbe... Ci deve essere qualcosa che possiamo fare per contrastarlo. Abbiamo ripristinato il controllo nel laboratorio con il codice di annullamento. Se riuscirete a localizzare gli altri terminali della torre, potremo riacquistare il controllo stanza dopo stanza. Ottimo piano, facci strada, Visione. Sono desolato, amici, ma io sono pigro. Devo rimanere collegato a questo terminale per controllare le strade di sotto per cercare altri modi di eliminare il codice di Ultron dal sistema principale. Forse il risotto potrebbe essermi d'aiuto. Per questo sto preparando. Comunque sia, sarò lieto di aiutare a coordinare la vostra missione da qui mentre controllo la torre. Corri nel leggere, santo cielo. Tanto devi mandare avanti da solo. D'accordo, allora, muoviamoci. Buona fortuna, amici. Veglierò su di voi e sul risotto. Ok, abbiamo continuato la ricerca di Visione. Sono i peggioramenti lì sotto. Poi visualizzare il menù del gruppo. Visualizziamo. Ok, quindi il risotto per ci serve. Per aprire il menù isotto, menù del gruppo, seleziona il gruppo dal menù. Questo è il menù del gruppo. Da qui puoi aprire il menù isotto. Proviamo adesso. Premi Y. In questo menù puoi selezionare e equaggiare l'isotto ottenuto. Puoi ottenere l'isotto. Preme. Ok, i fritti, ma anche. Ah, ma i fritti che hai detto? Il risotto, poi il risotto, come secondo prima di risotto, il fritto. Ho 14% in più di danni inflitti, ma anche 14% in più di danni subiti. 8% in più di danni inflitti dagli attacchi leggeri. Già questo qua può funzionare meglio. 5% in più di durabilità, 500 in più di forza. Ah, mettiamo questo. No, ma dalla Hulk. Ok. Sono solo 4 al momento. Ok, ce n'è uno per ognuno. Solo che forse lui non più la durabilità. Vabbè, faremo. Allora lui andrà a kamikaze. 14 in più di danni inflitti, ma anche 14% in più di danni subiti. Ok. Mi voglio male. No, lei andrà di durabilità perché è da vicino, mentre lei avrà attacchi leggeri che faranno un po' più di male. Ok. Ci sta. Ok. Ok, qua non ci dice nient'altro. Vabbè, poi magari ne troveremo altre, no? Speriamo di sì. Magari pure più potente. Ok, abbiamo equipaggiato le gemme di sotto. Di risotto. Di risotto, io però voglio lei. Adesso Iron Man. Se i nemici ti mettono in difficoltà a esplorare i parchi dell'altra dimensione, probabilmente al livello dei eroi. È una cosa che noi probabilmente dovremmo fare off screen. Esatto. Lui già ci dice, probabilmente ci prenderete le pizze. Però effettivamente per livellare è utile. Sarebbe utile, sì. Ok. Ho trovato un modo per far evolvere le macchine oltre la nostra programmazione. No, ma io stavo leggendo. No, non puoi leggere quando devi combattere. Beh, io ci provo. Che palle tu che spari così da lontano, però, eh? Questo che spara così da lontano è un po' una rottura di scatole. Oppure questo spara da lontano. Ok, cerca di tenere gli occupati. Non... Sto provando. Ok, questo qui a differenza da un po' si resetta. Okay. Perfetto.
Level up, chi livella? Hulk 25%. Oggetto raro, risotto blu. Risotto blu, vediamo che cosa fa il risotto blu. Che lui c'ha un po' il risotto da schifo, eh? Eh? Il suo risotto da schifo. 11% in più di recupero della barra estrema usando attacchi sinergia. Che non usiamo mai, lasciamo questo. Allora, mana. Ah, vabbè. Allora, tu qualche cosa distruggi? Ghiaccio più i pugni. E allora i pugni ce li avrà lui sicuramente. Esatto. Sei pronta? Aspetta. 1, 2, 3. Ah, risotto giallo. Questo è quello allo zafferano. Giustamente. Cambia il risotto. Ho 500 in più di resistenza all'energia. Lo sai che questa qua in verità sarebbe figo per lei, perché stando lontana prende più danni dell'energia. Allora a lui gli metteremo gli attacchi leggeri, fanno un po' di più. Ok. Il fatto che comunque gliele puoi cambiare in qualsiasi momento, sì, sì, è no, comodo. Qua è comodissimo. Perché una volta... Oh, ma perché io sto a Hulk? Ah, perché dovevamo fare la mossa prima. Risotto verde. Stiamo a beccare tutti sti risotti. Vabbè, perché giustamente abbiamo sbloccato adesso la possibilità di farlo. Che manca la vita? Pure a te mancava, sì, va bene. Ok. Andiamo, intanto qua ci stanno le altre. Eccolo, l'allaccio dell'altro combattimento. Andiamo, forza. La Madoska. Amica tutte. Madonna santa, questo che... Ok, ed è attivo, interagisce il terminale. Ok. Ok, questo è abbastanza. Ma guarda, dai, che siamo diventati bravini. 40%. Ma allora siamo fortissimi. Mamma mia. Livello 13. Iso blu. Mana. C'è del mana lì. Ma guarda, lascia la sferetta per. Ah, vabbè. Aspetta. Questo danno. Che ha detto cosa? Non ho visto che ha detto magari. Ok, è ora di andare. Curiamoci. Wow. Come on, guys! Ma c'erano scale mobili. Siamo pigri. Ok. Vediamo se qua c'è qualcosa da rompere. Nope. Nope. Dobbiamo rompere più scatole per fare più oro. A parte che già ci potevamo potenziare, perché se ne fa tanto di oro piccando i nemici. Ma perché è sempre lei che dice ok, time to go? Ok, no, queste qua non vanno distrutte, sono quelle esplosive, si possono lanciare contro i nemici volendo. Ma io mi devo avvicinare. Dopo Kimpi mi sembra una passeggiata. Vero? Kimping ci ha fatto almeno a me ha fatto diventare un po' più brava. Vabbè, pure è vero che è la prima volta che stiamo facendo 3 episodi di seguito. Solitamente facciamo 2 episodi, 2 settimane di pausa. Mi hai fatto teletrasportare di qua, quando dietro ci stanno altri nemici. O almeno, cioè, ci stavano. O sono morti perché... Chi manca vita? Nessuno. Aspetta, mi manca mano però. Beh, non ha fatto niente con la sferetta. Solo forse sono in combattimento, effetto boh. Aspetta. No, cosa vuoi fare? Ma perché? Si vede che non è lì il percorso. No, vedevo che c'era una piccola insieme. Ah no, queste sono le bombe. Vedi? Oh, sì, quelle sono bombe. Mi aspetti? Mi teletrasporti, santo cielo, e poi non mi vedo più. Ma smetti! E io adesso non vedo un cazzo.
È finito. Ho capito, però. Aspetta, aspetta. Oddio. Lo vedi? Oh, forza. Allora, pugno. Sei pronta? Uno, due, tre. Cosa del fuoco? È questo, certo. Uno, due, tre. Non l'aveva preso. Iso rosso. Iso rosso. Che fa l'iso rosso? Siamo curiosi del rosso? Beh, sì. Andiamo subito. Armen. Allora, abbiamo sbloccato quest'altro verde. Abbiamo sbloccato questo. 23% di possibilità di attirare l'attenzione del nemico. Per il momento no, grazie. I punti vita recuperati ogni 100 secondi quando i PV sono al 25% secondi. Meno. Beh, questo qua non è male. Ma gli si può equipaggiare più di un iso? Per il momento no, probabilmente salendo di livello. Sì. Però questo qua lo potremmo mettere a Hulk. No, io non so cosa sto premendo. No, a lei, a Hulk. Si recupera un po' di vita. Hulk c'ha già il c'ha abbastanza enorme. Vita. Sì, c'ha il pistolotto enorme. C'ha il pistolotto Hulk, eh. Vabbè, vogliamo mettere. Hulk, proviamo a vedere di lato. Qua niente. Qua. No. Niente. E si va ad aprire la porta. Apro io! Ah, aperto io! Ma perché? Aspetta. Ci ho appena spiegato qualcosa. Che non abbiamo letto? Rivisti nei sistemi della sala di addestramento. Ok, è tipo puzzle? Sì, ci stanno dei raggi laser che non possiamo travalicare. Ok, vabbè. Ma in realtà c'è un... Vabbè, sono un po' più forti i robottini. Non ho capito se laser ci fanno male o no. Aia, non ho visto. Mamma mia, l'onda energetica. Ok. Vai tu? Ma in realtà non c'è nessuno. Ok. Cioè sta risultando abbastanza una passeggiata. Ok. Come esperienza extra large. Buono. Venite con Hulk. Punto di salvataggio. Ok. Beh. Dici perché non volare? Esatto. Chi è? Oh? Non lo vedo. Basp. Ah. Mi sembra. Abbiamo un grosso problema qui, gente. Sì, sì, sì. Detto io. Per fortuna la risoluzione è giusta. Wasp. Shriek Smalls. Pacca Big Bang. Quindi c'è anche Ant-Man da qualche parte. Non è detto. Ok. Che carina che è. Già ho capito che vuoi sostituire qualcuno. No. Vabbè, loro vengono da dei livelli abbastanza alti, personaggi nuovi. Sì, quindi... vabbè, però devo essere sincera, sono abbastanza affezionata alla nostra squadra al momento. Il problema è quando, quando chiacchierano che... Sì, non riesce a seguirli. Esatto. Beh, ammazza, abbiamo distrutti 9 di 23, siamo solo all'inizio. Il laser che fa la GL è troppo figo. Tra un po' dovremmo sbloccare altre abilità, eh. Hulk sta a 14. Ah sì, è vero. Ma io dove sono? Io non mi vedo, raga. Sei quella con la... No, io ogni tanto, lo giuro, perdo completamente. Comunque mo faccio dei danni veri, raga. 14 pure lui. Fammi andare a c'è un nemico il qui! Ci sta picchiando! Rompi, c'è il mana! Oh.
C'era il mana. No! Lo sapevo che quel mana non l'avrei preso. Guarda, c'è il punto sbagliato. The Watch finisce l'alleanza. E adesso lo prendo il mana. Lo so che lì ci sta il cerchio della shield, però volevo andare a fare. Quest'area della torre è sicuro, continuate subito con il prossimo che abbiamo l'interfaccia. Thor! Così, un Thor nella stanza. Puoi vedere che lì ce l'hanno data. Giusto per... Elettra alla fine non ci hanno più sbloccata. No, ma non penso che poteva essere sbloccata. Ma tanto non l'avremmo usata, sfiga. No, decisamente. 17. Ragazzi, il livello consigliato per questa parte dell'esperienza è il 17. E noi siamo a livello... Il forte è al 14. Ma va bene così. Esatto. E... Vogliamo fermare qui? Parliamo. Sembri turbato, amico mio. Non ti sei accorto che l'Avengers Tower è sotto attacco? Ma come che si accorge? Sta giocando a Fortnite. Guarda, lì c'è una cassa. È vero. Sì, sì, ma non è la prima volta che tanto meno sarà l'ultimo quando i nostri avversari ci attaccano. Puntano dritto al cuore. Come possiamo impedire a Ultron di sopraffarci? Ragioneremo con lui, usando parole forti. Ma che cazzo? Ok. Lì c'è Captain Marvel. Aspetta, ah, ok, cassa, è una sorta di... Cassa. Sì, è un altro hub. È tipo, sì, cubo esperienza. Allora, quello che potremmo fare in verità con questi cubi esperienza... è aumentarci l'esperienza. Sì, sì. Sono... Allora, lei è al 3, in realtà sono loro due a stare più basse. Perché lei è al 13 con 1100. Lei sta quasi per raggiungere il 14. Ok. Ok, quindi loro stanno al 15. Ragazzi, quindi, nonostante che i nostri eroi stanno a livello più basso del consigliato, abbiamo fatto salire al 15 le nostre, esatto, due eroine. Così hanno preso la loro terza abilità. Poi con l'eroina al 15, una botta da paura. Strisciti, è una meraviglia. Se volete continuare a sballarvi, continuate con a seguire Tubo Lupo. Esatto, seguiteci ovunque, noi siamo ovunque, su YouTube, ovviamente vi dovete iscrivere, cliccare sulla campanella, ma anche sulla piattaforma Viola, ci trovate su Facebook, su Instagram, su Telegram, su... Sull'elenco telefonico. No, vero. Sull'elenco telefonico no. Però comunque voi cercateci e... Ci troverete. Vediamo se riusciamo a battere Ultron e se Ultron c'ha un altro risotto o una gemma dell'infinito. Adesso speriamo nella gemma dell'infinito. Fa, io mi sei andato a mangiare qualcosa io. È mezzanotte. Beh, il risotto di mezzanotte c'è. Ci sta, dai. Ciao Nabbi. Ciao. Congratulazioni per essere arrivato alla fine del video. Se ti è piaciuto, lascia un like e un commento. Iscriviti anche al canale e attiva la campanella per le notifiche. E se non ti vuoi perdere nessun aggiornamento o novità, seguici su tutti i social linkati in descrizione. L'invasione Nabba è iniziata!